Eder. Mac. Pallister. Maria Spinelli, madre di Jessica Locascio, una donna di 30 anni scomparsa da domenica scorsa, ha lanciato un appello disperato per ritrovare la figlia. Jessica ci chiamava ogni giorno per sapere come stavamo, ma soprattutto per parlare con sua figlia. Da domenica non abbiamo più notizie di lei, il suo telefono è spento e temo che possa esserle successo qualcosa, ha dichiarato Maria con preoccupazione. Jessica Locascio, che è alta 1,78 m, di corporatura media, con capelli lunghi e neri e occhi dello stesso colore, ha diversi tatuaggi su braccia e gambe. È molto strano che non ci abbia contattato, anche perché ha una bambina di 4 anni che è tutta la sua vita. Non ha mai fatto nulla del genere, ha aggiunto la madre visibilmente angosciata. Vi prego, aiutatemi a trovarla. Sua figlia è piccola e non sa ancora nulla, ha detto quasi tra le lacrime. La signora Spinelli ha raccontato di aver provato più volte a chiamare Jessica, ma senza successo, poiché il cellulare risulta sempre staccato. Ha ricevuto segnalazioni di avvistamenti in diverse zone della città, tra cui Capo, Ballarò, Mondello e Piazza Indipendenza, ma tutte le ricerche sono state vane. Ieri pomeriggio, Maria Spinelli si è recata al commissariato Libertà per sporgere denuncia di scomparsa. Mia figlia non sta bene, ha ricevuto molte delusioni nella vita e temo che la sua mente sia offuscata da troppi pensieri negativi, ha spiegato Maria. Negli ultimi anni ha vissuto nella zona di Corso Finocchiaro Aprile, poi ha dovuto lasciare casa e di recente qualcuno le ha pagato una stanza d'albergo. La denuncia di scomparsa, insieme alla fotografia di Jessica, è stata diramata a tutte le pattuglie. Chiunque avesse informazioni utili per rintracciarla è pregato di contattare il commissariato Libertà o di chiamare il 112. Ogni informazione può essere fondamentale. Temo che possa frequentare persone sbagliate che potrebbero portarla a fare qualcosa di cui poi potrebbe pentirsi, ha concluso Maria Spinelli, che ha anche condiviso un post sui social media nella speranza di riabbracciare presto la figlia. Un uomo di 34 anni, originario del Marocco, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato ripetutamente la sua compagna nelle prime ore del mattino di oggi, 14 giugno. Nell'aggressione è rimasta ferita anche la figlia di 5 anni, che in quel momento si trovava in braccio alla madre. L'allarme è stato dato da un parente della coppia e da un vicino di casa, che ha sentito le urla provenienti dall'abitazione. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo era già fuggito a piedi, ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo. Secondo quanto riportato da Perugia Today, l'aggressione è avvenuta al culmine di una lite scaturita dalla fine della relazione, che l'uomo non accettava. La donna, anch'essa di 34 anni, ha subito un'emorragia e gravi lesioni al polmone e all'intestino a causa dei numerosi fendenti. È stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La bambina, invece, non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico, dove è ancora in corso un intervento chirurgico. Le autorità continuano le ricerche dell'arma del delitto, che l'aggressore avrebbe gettato durante la fuga. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.